presidente Mauro Castelli, chiaramente raggiante doppiamente oggi, non soltanto perché ha vinto di 20 punti, ma anche perché la nemica di sempre, sportivamente parlando, il Montevarchi, che ci ha fatto vedere qualche volta i sorci verdi, è stata battuta in casa. Sì, sì, è vero, non possiamo nasconderlo, anche se come dire, abbiamo visto un calo a un certo punto e sinceramente mi sono anche un po' preoccupato, perché l'avevo assistito a queste situazioni da tanti anni. Devo dire poi c'è stata questa risposta molto, molto forte da parte nostra difensivamente, e questo era la chiave della partita, quindi avevo chiesto una vittoria a tutti i costi, la risposta c'è stata, quindi diciamo che non è stata una grandissima partita, però insomma ci sono stati dei momenti abbastanza buoni, possiamo fare molto di più di quello che siamo, specialmente, ripeto, qualche senior può fare molto di più. Avevamo bisogno in tutte le momenti per dimenticarsi delle tre sconfitte che abbiamo patito in questi ultimi tempi e diciamo di vedere se il prossimo turno può darci un risultato positivo ancora. Ah, sai, il derby è sempre un derby, quindi non si sa mai come viene preso dagli altri. Montevarchi negli anni ci ha insegnato che anche una squadra più debole può essere deleteria per la squadra più forte. Questa volta non è andata così, siamo stati più bravi noi e abbiamo vinto meritatamente, bene così, ripeto, sono felicissimo, quindi mi congratulo con tutti, a differenza della domenica scorsa che invece non ero per niente contento, e quindi bravi tutti, però possiamo fare molto meglio. Ecco. Bene, auguriamoci da iniziare dal prossimo turno di fare meglio e di cercare di portare a compimento questo campionato in maniera egregia, come è stato iniziato veramente in maniera perfetta, e c'è stato qualche fermo, qualche blocco, speriamo di superarlo. Guarda, lasciami fare una dedica, io non lo faccio mai. Questa vittoria la vorrei dedicare a un ragazzo che si chiama Lorenzo, lui sa perché.